e De Guzman apre verso destra con Castro che entra in area di rigore, mette in mezzo, attenzione, arriva Gobbi, calcio direttamente a lato, ma io credo che ci sia un calcio di rigore perché è stato messo a terra Serge Gakpé proprio a un metro dalla porta del Chievo Verona, un intervento irregolare che io almeno non ho enunciato e segnalato dall'assistente di porta che era meglio posizionato forse del signor Maresca, un cross di, che arrivava da destra con l'intervento di De Sciglio che ha sbracciato praticamente su Serge Gakpé che era posizionato a non più di due metri dalla porta, non sarebbe probabilmente mai arrivato sul pallone, c'è da dire però in questo caso il rigore mi è sembrato assolutamente evidente. De Guzman andrà sul dischetto, palla che è terminata fuori dal, rispetto al specchio della porta, ma naturalmente era evidente che il direttore di gara su segnalazione dell'assistente di porta avesse ordinato la massima punizione. De Guzman sul pallone, terminano le proteste, si può tirare, si può battere, apre le proprie braccia Donnarumma, arriva al fisco del direttore di gara, parte De Guzman e rete del Chievo Verona. De Guzman spiazza Donnarumma con la palla che si insacca alla destra del portiere rossonero, esulta De Guzman, un gol importante, un gol che significa pareggio in questo momento al 42esimo di gioco, un pareggio meritato ai punti rispetto a quello che si è visto fino a questo momento della gara. Finisce qui a San Siro, il Milan batte il Chievo per 3-1, Bacca ha aperto le danze in fase di marcatura al 24esimo dopo un inizio spumeggiante della formazione gialloblu che è andata più volte vicino al gol, gol che è arrivato meritatamente in chiusura di frazione con De Guzman che al 42esimo ha trasformato un calcio di rigore fischiato per l'intervento di De Sciglio ai danni di Serge Gakpé, trasformato in rigore del Chievo, in realtà poi ha visto la formazione gialloblu doverne subire uno proprio in chiusura di frazione, un rigore assegnato per un tocco di mano in area di rigore da parte di Bostan Cesar, la trasformazione di Carlos Bacca è stata fortunatamente per Sorrentino ininfluente, palla alta sulla traversa, nella ripresa Bacca però questa sera aveva il fuoco vivo e ha dimostrato andando a rete poi al 70esimo in una situazione legata a una mischia su calcio d'angolo, cross dalla bandierina, colpo di testa di Romagnoli che anticipava tutti, servendo Bacca che in scivolata da pochi passi ha messo la palla in fondo al sacco. Partita non finita qui naturalmente, è arrivato poi il terzo gol del Milan con un altro penalty, in questo caso fischiato per un'irregolarità commessa da Mariano Isco ai danni di Ocampos in area di rigore, e poi nei minuti finali il Chievo ha mancato la clamorosa opportunità di andare sul 3-2 col cacciatore che da 3 metri, 4 metri forse dalla porta stampava a portiere battuto la palla sulla traversa.